Ciao, Segno del Toro, vediamo quello che accadrà nella settimana dal 4 al 10 maggio 2020. Potete vedere questo video per il segno del Sole, Luna, Venere ed Ascendente. E se sentite che io parlo della persona con cui voi avete a che fare anziché di voi, prendete come risuona perché io vedo le energie. Che cos'è che accadrà al Segno del Toro dal 4 al 10 maggio 2020? Cosa accadrà al segno del Toro? Ok. Fondo del mazzo c'è la carta del Fante di Denari. Il Fante di Denari indica una persona che si fa avanti con della comunicazione, con un dono, con un messaggio, con la volontà di costruire un qualcosa. Si tratta di un piccolo passo che però potrebbe portare a qualcosa di significativo. Questa potrebbe essere la vostra energia se vi farete avanti verso qualcuno, oppure potrebbe essere l'energia della persona con cui voi avete a che fare. Se non si tratta di relazioni, si può trattare anche di un progetto, nel senso che questa settimana voi muoverete dei piccoli passi verso la realizzazione di un progetto, di un investimento. Si può anche trattare di pagamenti o di notizie che vi arriveranno. Come energia generale c'è la carta del 4 di coppe, c'è qualcosa che non vi rende del tutto soddisfatti in una determinata situazione, vorreste vedere le cose muoversi in maniera diversa, vorreste vedere qualcosa che vi dia maggiore piacere, però sembra non realizzarsi, oppure perché non ci sono ancora delle occasioni che sembrano essere giuste, occorre aspettare, oppure c'è qualcun altro che non coglie delle occasioni verso di voi. Quindi durante questa settimana potreste sentire un senso di insoddisfazione oppure di apatia riguardo alcune persone oppure situazioni. Come energia del presente c'è la carta della papessa. Questo sta ad indicare che voi state cercando di seguire la vostra intuizione. Quando si tratterà di fare una scelta oppure di prendere delle decisioni, sceglierete di ascoltare la vostra voce interiore. E questo riguarda soprattutto il farsi avanti, comunicare con qualcuno. Cosa significa questo? Che voi, quando si tratterà di comunicare con una persona, sceglierete di comunicare ciò che vi sembra essere più giusto a livello istintivo. Inoltre, dentro di voi sapete che c'è una persona che è interessata a voi, che si vuole fare avanti verso di voi. Se non si tratta della persona con cui voi avete a che fare, sa di indicare che siete voi che vi volete fare avanti verso qualcuno. E questa mossa potrebbe rimanere ancora segreta, potrebbe ancora non essere rivelata, perché la papessa indica i segreti. Quindi vuol dire che voi segretamente state pensando di farvi avanti verso qualcuno, oppure qualcuno che segretamente si vuole fare avanti verso di voi. Alla base della lettura c'è la carta del Sole che sta ad indicare la chiarezza che voi avete acquisito riguardo determinate persone o situazioni, oppure riguardo il fatto che avrete della positività, della solarità e della gioia, perché è una carta molto positiva. In testa alla lettura c'è la carta del 5 di bastoni che sta ad indicare i conflitti. Potreste entrare in conflitto con qualcuno per delle differenze di opinioni, per delle incomprensioni, per motivi di competizione o di gelosia. Oppure questi conflitti potrebbero essere benissimo dentro la vostra testa, se ci sono delle situazioni che sono difficili da incastrare e voi ci state a pensare parecchio. Come carta del recente passato c'è la carta del 3 di spade che sta ad indicare il dolore. Voi vi siete sentiti feriti nel profondo, c'è qualcosa che vi ha fatto male di recente. Per alcuni si può trattare anche di una relazione a tre, ma non necessariamente. Come carta del prossimo futuro c'è la carta del 7 di denari. Voi decidete di aspettare, decidete di rimanere fermi per valutare le situazioni, vedere come evolveranno gli eventi. Volete investire in qualcosa? Si può trattare di una relazione oppure si può trattare anche del lavoro, di un'attività. Volete iniziare a seminare per poi raccogliere in seguito?
non avete fretta, state aspettando che qualcosa si sviluppi, anche se quello che penso è che dal punto di vista emotivo voi vorreste che le cose si muovessero in maniera più veloce. Però dal punto di vista concreto, che è rappresentato dai denari, sapete che occorre aspettare. Il vostro approccio, quello del 6 di spade, questo sta ad indicare che voi vi volete allontanare dai drammi, vi volete allontanare dai conflitti, dalle persone che scatenano i conflitti o semplicemente dalle situazioni che sono negative per voi. Voi volete andare verso uno spazio mentale che sia più tranquillo. Quindi volete cercare di mettere pace anche con alcune persone, oppure semplicemente prendervi del tempo per voi, per allontanarvi da situazioni che non sono positive. Come carta dei fattori esterni c'è la carta dell'asso di spade. Questo sta ad indicare che c'è qualcuno che vuole comunicare con voi e lo farà in maniera chiara ed in maniera diretta. Inoltre, questa carta potrebbe indicare che ci sono delle circostanze esterne che sono abbastanza chiare, che vi faranno vedere le cose esattamente come stanno. Questa carta potrebbe infatti essere associata a quella del sole, perché entrambe raccontano la stessa cosa, ossia che la verità vi verrà rivelata in maniera positiva o in maniera negativa, non importa, però ci saranno delle cose che saranno particolarmente chiare per voi. Come carta delle speranze o delle paure, c'è la carta del re di spade. Voi sperate di essere forti, di comunicare la vostra verità, di essere in grado di tagliare eventualmente delle persone o delle situazioni fuori dalla vostra vita, oppure potrebbe indicare che voi volete avere quell'approccio logico e razionale che vi aiuti a capire bene come muovervi in determinate situazioni. Non vi volete lasciare troppo coinvolgere dai sentimenti, volete essere molto forti. Volete vedere le cose da una prospettiva molto analitica. Il re di spade potrebbe anche rappresentare la persona verso cui avete un interesse, che potrebbe essere un segno d'aria, acquario, gemelli o bilancia. Come carta del risultato c'è la carta del 3 di coppe, questo sta ad indicare che ci saranno dei momenti felici, cose che vi porteranno ad essere in uno stato umorale molto positivo perché celebrerete qualcosa. Ci sarà del divertimento, ci sarà della positività, oppure una ritrovata di conciliazione con qualcuno. Chiariamo la carta del 5 di bastoni. Perché c'è la carta del 5 di bastoni per il segno del toro? C'è la carta dell'asso di bastoni, la carta dell'asso di coppe, la carta del 3 di bastoni e la carta del 7 di bastoni. Voi chiaramente vi volete difendere da qualcuno, oppure volete difendere il vostro campo energetico. Alcuni di voi potrebbero effettivamente trovarsi in conflitto con altre persone e decideranno di lottare per ciò in cui credono, quindi vi alzerete in piedi e cercherete di difendervi. Per altri invece si può trattare di un conflitto mentale. E voi state cercando di purificare le vostre energie, di mantenere un equilibrio interiore perché c'è un'attesa per un nuovo inizio in amore ed un nuovo inizio a livello passionale. E molti di voi vorrebbero accelerare le cose, molto probabilmente. Oppure ci sono delle questioni che sono legate a questo nuovo inizio che porteranno a dei conflitti interiori. Se si tratta di conflitti con altre persone, potrebbe indicare che per alcuni di voi ci potrebbero essere diversi pretendenti in gioco, diverse persone di mezzo, e quindi c'è un problema di competizione. Ci sono diverse persone che vi vorrebbero andare dietro, oppure sarete voi ad andare dietro a diverse persone, perché la carta del 5 di bastoni indica anche la competizione, diverse persone che sono coinvolte. Quindi c'è qualcuno che vuole lottare per questo nuovo inizio. E voi potreste decidere o comunque stare in attesa per vedere come evolveranno effettivamente le cose, per prendere la giusta decisione. Per quanto riguarda i segni zodiacali, oltre al segno del toro ci sono tutti i segni d'acqua, cancro, pesce, scorpione, tutti i segni di fuoco, ariete, leone e sagittario e tutti i segni d'aria, acquario, gemelli e bilancia. Vediamo di avere un messaggio dell'universo per il segno del toro dal 4 al 10 maggio. Ci sarà un nuovo inizio e in effetti ci sono tre assi, no?
E nulla ti accade per caso, per cui anziché essere in un'energia che potrebbe essere pesante, cercare di capire perché determinate cose vi accadono, perché nulla è casuale. Fatemi sapere se ha risuonato con voi, io vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!